Bisogna legare i navili in modo indietro che non abbiano cagione di correre innanzi verso il loco basso dove cade l'acqua del portello, che giungendo là, l'acqua che cade da esso portello infa l'altra acqua, poi cadrebbe sulla barca che subito la impirebbe e sommergerebbe. Istruzioni per l'uso. E vediamo tutte queste macchine, che è un mio hobby nato più di 30 anni fa, dall'aver visto, dall'aver acquistato una pubblicazione economica, diciamo, sulle macchine di Leonardo. C'era questo bellissimo disegno tridimensionale di un sollevatore, che è stato poi il mio primo modello, dove vedi questa macchina tridimensionale, assemblata, poi la vedi esplosa in tutte le sue varie parti, con le lettere che indica i vari componenti. È il disegno meccanico moderno. E quello è stato il mio primo modello. Io in quell'epoca usavo l'AutoCAD per disegnare, mi sembrava il massimo. Ebbene, questo è meglio di un disegno fatto in AutoCAD, perché Leonardo è anche artista, per cui riesce a darti anche la profondità. E da lì è nato proprio il mio primo disegno di questo sollevatore. O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal perfezione l'intera figurazione qual fa il disegno? La tua penna fia consumata innanzi che tu descriva appieno quello che immediato il pittore rappresenta con la sua scienza. Si rende conto che per spiegare una macchina non servono le parole. È impossibile spiegare una macchina solo con le parole. Fallo col disegno. E questo è Leonardo, è moderno. Il disegno meccanico. E così darai la vera notizia alle loro figure, la quale è impossibile che antichi e moderni scrittori ne potessino dare vera notizia senza un'immensa, tediosa e confusa lunghezza di scrittura e di tempo. Perché Leonardo, quando parla della mulina da Vigevine, potrebbe anche fare riferimento a questo mulino. Anno di costruzione 1488 circa, fatto realizzare da Ludovico il Moro, che nel 1494 lo darà come dono di nozze alla moglie Beatrice d'Este insieme al territorio qua di Castelnuovo. Si dice che Ludovico il Moro, quando fosse qua in zona Vigevano, si incontrasse qua con Cecilia Gallerani, la famosa amante, che non era una semplice amante, donna colta, molto amica di Leonardo. Leonardo in una lettera la chiama mia amantissima diva. Forse sarà lei a dare le prime nozioni di latino a Leonardo. Quel bel quadro che ricordiamo, la famosa dama con l'ermellino, dice tutto. Se Leonardo gli ha fatto così un bel ritratto, ci sarà un motivo. Io principalmente mi sono sempre occupato di meccanica, ma vedo nelle citazioni di Leonardo, nelle osservazioni di Leonardo, un qualcosa di fantastico, perché riesce con poche parole a esprimere concetti moderni e in modo molto chiaro. Ad esempio questa, vedi questa qua, questa. Questo strumento ha a essere mosso dall'acqua, perché se li avesse a essere mosso dalla mano dell'uomo, sarebbe di tanta tardità che l'opera sua sarebbe di poco frutto. Non dico mancasse di sua valitudine, ma mediante lunghezza di tempo. Addunque l'acqua aggiunge perfezione alla immensa potenza delle viti senza fine che nel moto si frammettano. La meccanica di Leonardo è modernissima. E queste macchine, appunto, che non sono state mai realizzate alla sua epoca, perché in effetti per la sua epoca erano anche un po' troppo moderne, diciamo. Certe volte complica un po' le cose semplici per l'epoca, però adesso hanno un utilizzo. Ecco, tutti questi particolari che disegna Leonardo nel 1500 in realtà oggi hanno un utilizzo e sono riprodotti in queste macchine. Macchine un po'... Le macchine di Leonardo sono sempre un po' esagerate, nelle dimensioni, nel complicato, ma oggi hanno veramente un utilizzo, una funzione.